Noi siamo sempre ad un bivio tra il bene e il male, anche quando andiamo in un tabacchi, compriamo qualcosa e ci facciamo fo' scontrine. 42. Gomorra ci ha sempre messo di fronte al male. E nel tuo film mi sembra ancora più universale, cioè ormai ho avuto la sensazione che sia un cancro che ha infettato la terra, ci dobbiamo convivere, quindi non ti chiedo come si estirpa o come ci conviviamo, perché già lo facciamo, ma come riusciamo a viverci quotidianamente con la nostra coscienza? Perché c'è in tutti. Guarda, il percorso che si fa rispetto alla coscienza è davvero individuale e sta a ciascuno di noi fare i conti anche con i lati più oscuri della società in cui viviamo, di certi esseri umani in cui ci imbattiamo. Io, facendo mie le parole di qualcuno molto più grande di me, dico che questi fenomeni criminali sono fenomeni umani. E quindi, come tutti i fenomeni umani, sono destinati ad estinguersi. Rispetto a questa affermazione, anche io mi sono sempre chiesto: però, come si può operare perché questa estinzione venga anticipata e non ritardata? È l'interrogativo che secondo me ci poniamo tutti, ma ogni volta che ci troviamo di fronte a dover compiere una scelta, anche nella quotidianità più spicciola, noi siamo sempre ad un bivio tra il bene e il male. Anche quando andiamo in un tabacchi, compriamo qualcosa e ci facciamo fo' scontrine. Siamo sempre, anche nelle cose più piccole, partendo da lì. Quindi rispetto alla coscienza è interessante la domanda, è molto difficile rispondere. Allora, c'è un, lo possiamo dire, un Ciro più piccolo in questo film. Prima di tutto, una domanda nerdissima: quella felpa che ha gialla e nera non è un caso? È un riferimento a Bruce Lee? O No, no? non è un riferimento a Bruce Lee, però c'è un lavoro molto preciso rispetto ai colori e alla temperatura della ricostruzione del passato che sta nella sapienza di Veronica Fragola, che è la costumista, e di Carmine Guarino, che è lo scenografo. Ovviamente poi concordato e studiato insieme, però c'è un recupero di colori proprio che oggi non si usano più. Sempre riguardo ai bambini, mi ha colpito molto nel film che i bambini in realtà sono sempre bambini, vogliono le storie intorno al fuoco, impazziscono per i cornetti, quindi quanto è importante raccontare loro le giuste storie? È importantissimo ed evidentemente i bambini che noi mettiamo in scena non le hanno ascoltate, non gli sono state raccontate, ma il racconto che gli è stato fatto e della vita e del sogno è completamente diverso da quello che ciascun bambino meriterebbe. Perché sì, ascoltano le storie intorno a un fuoco, ma 2 secondi dopo vanno a fare un furto, mangiano un cornetto in una panetteria, ma poi li vedi sguinzagliati in strada ad assaltare un furgone. Quindi è chiaro che quelle storie non sono state. Non sono state pensate perché raccogliessero il sonno e i sogni, ma perché istigassero a un altro tipo di azione. In questo film, che sei anche regista, ti sei sbizzarrito con piani sequenza, ma soprattutto con gli spazi. Gli spazi mi piacciono moltissimo perché questi personaggi sono sempre ingabbiati in una struttura, anche quando sono all'esterno, per esempio gli alberi, c'è cioè una verticalità, un'orizzontalità, loro sono sempre intrappolati. Quando però poi si parla di famiglia, di rimpianti, improvvisamente la scena si apre, no? Penso al dialogo davanti al porto. Quindi quanto ti sei divertito a giocare con queste cose? Guarda, io credo che ciascuno di noi abbia le sue ossessioni. Per me lo spazio è tutto. Venendo io dal teatro, in cui devi amministrare a volte una scena anche con 16 personaggi in un rettangolo di pochi metri quadrati, capisci che lo spazio diventa fondamentale, ma soprattutto per instaurare le relazioni. A volte si può essere vicini eppure racconti una distanza incredibile. Altre volte invece, come nella scena che citavi del porto, c'è un grande spazio, ma c'è un'intimità che viene raccontata in pochi minuti di scena. Quindi grazie per questa domanda, perché per me lo spazio è tutto. Tutto. Sì. E invece c'è un'ossessione che ritorna, c'era anche nella serie, l'ossessione di anche adulti criminali che fa strano perché sono come dei bambini in quei momenti che chiedono se sono stati bravi. C'è questa esigenza di sentirsi dire sei stato bravo, perché? Perché secondo me ci sono due bisogni davvero primigeni che si esprimono sempre in Gomorra. Uno è appunto il bisogno di affermarsi e che questa affermazione passi attraverso il consenso altrui. E questo secondo me ha molto a che fare, ad esempio, nella serie col personaggio di Jenny, che
che nel nucleo familiare da cui proviene viene sempre indicato come quello incapace. Quindi il desiderio di Jenny è un'affermazione politica, economica, di potere. C'è poi anche un altro tipo di affermazione che passa attraverso lo sguardo di alcuni personaggi, soprattutto di quello, che è un'affermazione emotiva. Ciro per tutta la vita vuole essere amato. Ovviamente risponde, offre questa domanda e risponde in una maniera del tutto personale. Però il bisogno di Ciro è essere amato.